Purtroppo sono usciti Aligi De Ganello e il papà Paolo e ha detto è finita. Purtroppo Marco Simoncelli è morto. Io non so cosa aggiungere. Volendo dare una risposta a ciò che è accaduto lo scorso 23 ottobre, caro Marco, forse sarebbe tuttora impossibile trovare un significato nella tua scomparsa. Sei stato un fuoriclasse non convenzionale, sia come atleta che come persona. Sarebbe stato bello sentirti parlare ancora con quel simpatico accento romagnolo nelle tue interviste sciolte, sincere e rilassate che in genere gli altri sportivi, anche dopo una sconfitta, non riescono a imitare perché troppo attaccati alla gloria. Tu invece l'unica cosa alla quale sei sempre rimasto attaccato, anche negli ultimi istanti di vita, è stata la moto. Quella a due ruote che già a 12 anni ti ha incoronato campione italiano e che in Malesia hai dovuto, ahimè, salutare per l'ultima volta. Svegliarsi presto la mattina e seguire il Gran Premio ora sarà difficile perché l'Italia non ha perso solo il suo generoso primatista ma anche uno dei pochi ragazzi umili rimasti nel nostro paese che del glamour e del gossip se n'è sempre altamente fregato. Perché prima di tutto nella tua vita c'era lo sport e prima di tutto anche del nostro lavoro, caro Marco, noi ti salutiamo con affetto.